Bella a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere 5 sneakers adatte per l'inverno, che a me piacciono e che seguono anche il trend del momento, diciamo. Nel senso che o sono uscite da poco o che comunque se ne vedono abbastanza in giro in questo periodo. Infatti diciamo che ho un po' influenzato questa classifica con le chunky sneakers, quindi le sneakers con la suola cicciona. Vi dico subito che non ci saranno né le Jordan 1 né le Timberland, anche se sono proprio dei classici in questi casi, in queste classifiche. Ma a parte che proprio sono dei classici e poi con 120 euro è un po' difficile, quindi comunque sono sottintese, diciamo. Certe di queste sneakers non sono nate proprio per l'inverno, ma comunque vanno lo stesso bene. Mi raccomando, commentate con cosa ne pensate, lasciate un like al video. Iscrivetevi al canale. Vi lascio anche il sondaggio in alto a destra sulla i bianca, dove cliccandolo potete votare la vostra sneakers preferita fra queste 5. Quindi guardate il video e poi votate. Non starò a dilungarmi troppo sulle varie scarpe, tanto più o meno i materiali, dato che appunto sono per l'inverno, sono molto simili, nel senso che nella tomaia c'è sempre una prevalenza della pelle e invece la suola in questi casi sono tutte in gomma. Quindi direi di non perdere altro tempo, andiamo subito alla prima. Unico modello Adidas di questa classifica, le Adidas Young 1, versione aggiornata delle Falkendorf, una sneakers di Adidas vecchia, che personalmente promuovo. La colorway che state vedendo nelle immagini si chiama Cloud White, perché appunto non è proprio bianco, ma è più un bianco sporco. Il prezzo di questa sneakers è di circa 120 euro ed è la sneakers che costa di più di tutta la classifica. Ovviamente, come tutte le scarpe che vi farò vedere, presentano più colorway, per l'inverno sono consigliate le colorway scure. Comunque vi lascio il link in descrizione, così poi vi vedete anche le altre e nel caso scegliete. La prossima, con 110 euro vi potete portare a casa le Fila Disruptor, un modello molto particolare, ben presente nell'ambito femminile, un po' meno in quello maschile, ma pian piano stanno aumentando. Ormai sono 2 o 3 mesi che è diventata una scarpa abbastanza popolare col suo arrivo nei vari Foot Locker eccetera. Prima invece era già un po' più difficile trovarla in giro. Col giusto abbinamento può risultare una scarpa bella cattiva e per il prezzo che ha direi che è davvero buona, presente anche in colorway nera. Poi vabbè, è arrivato il momento di nominare un classico, quindi le Air Force, ragazzi. Io al momento le ho sia in versione bassa, che però sono le swoosh, quelle dove si può togliere lo swoosh intercambiabile, e le ho anche alte, solamente che quelle alte ormai sono andate, infatti non le metto da anni e non le ho più ricomprate. Le ho trovate in una vecchia scatola, come vedete sono proprio belle andate ormai. E questo qua comunque è il modello alto e ovviamente per l'inverno è molto più consigliato. Abbiamo anche l'ankle strap qui. Qua abbiamo tutta una bella imbottitura che rende anche più comoda la scarpa. Per il resto, come vi ho detto prima, la tomaia è in pelle e invece la suola è in gomma. 110 euro le potete anche trovare benissimo con lo sconto dappertutto e non tramontano mai. Adesso scendiamo un bel po' di prezzo. La sneaker che vi sto per presentare costa 65 euro. Sto parlando delle Skechers Delights. Skechers, se non la conoscete, è un'azienda americana di scarpe sportive e certi pezzi che produce sono davvero interessanti, come appunto questa qua. Come vedete il design non è proprio minimal come ormai siamo abituati a vedere ultimamente, ma è proprio ricco di dettagli e in più è molto brandizzata, nel senso che troviamo la scritta Skechers e la S davvero in praticamente ogni parte della scarpa in cui si guarda. Presenta anche altre color e anche quelle vi lascio il link in descrizione. Ultima scarpa per questo appuntamento, ragazzi, è anche la più particolare di tutte, costa 55 euro e la si può trovare anche a di meno. Nike Air Monarch. Non so se le avete già viste perché non sono così popolari, è proprio la scarpa da ginnastica per eccellenza, infatti da trovare in giro non è proprio facile, anzi tutt'altro, però l'ho già vista indossata e portata in una maniera corretta sta molto bene. Proprio una scarpa grossa e, come penso abbiate intuito, anche uno stile un po' vintage, un po' vecchio. Anche questo modello presenta 3 colorway e davvero costa pochissimo, ragazzi, quindi nel caso non abbiate tanto da spendere direi che questa è una buona scelta. Però attenti che è davvero molto particolare come scarpa, magari infatti non vi piacerà nemmeno. A me sinceramente piace, anche una bella silhouette particolare. E quindi ragazzi, questa era la mia, tra virgolette, classifica. Non è proprio una roba personale, anche perché comunque vi ho detto solo quelle economiche e in più quelle del momento. Quindi ragazzi, direi che per questo video è tutto. Commentate, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, 7 motivi per seguirmi. Occhio perché stanno arrivando dei bei video, state molto connessi. Noi ci vediamo al prossimo, quindi bella!